Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi qualcosa di un po' diverso, perché al posto di andare in bici o sciare o fare cose pazze, siamo al mare, che già è abbastanza fuori dal mio habitat naturale, e siamo qui per fare un corso di teatro. E voi direte: perché sto andando a fare un corso di teatro? E io sono tendenzialmente molto riservato e molto freddo, e questa cosa mi piacerebbe cambiarla. Quindi, corso di teatro 2 giorni a Rimini con un comico, e questa mi è stata descritta come un'esperienza mistica. Quindi vedremo. Adesso andiamo a conoscere Maurizio, io non lo conosco ancora, e niente, poi vediamo un po' cosa ci fa fare. Ci siamo, vi presento i coach per la giornata. Oggi mi tireranno fuori dalla scatola. Maurizio? Ah, io guarda, faccio la signora Coriandoli. Quindi io ho trovato un'altra in cui io non credo di essere. Io non, se mi dissi la Coriandoli, non sono io. Quindi ho creato una maschera dentro la quale mi nascondo, e lei ha una vita autonoma, dato che lo credono anche gli italiani. E quindi credo sia un esperimento riuscito, però tutti abbiamo delle maschere, quindi il gioco è: che maschera indosserò domani o tra 5 minuti? Perché la parola d'ordine è divertirsi ed essere imprevedibili. Sara Paoloni, style coach, quindi consulente di immagine, che vi saprà consigliare per ogni maschera che volete indossare. E giochiamo con l'abbigliamento. Andare dentro prima. Da fuori devi dare anche agli altri un'idea del tuo cambiamento. Okay. Andremo per scaglioni, quindi okay. Stai tranquillo, stai ok, se no mi preoccupo. Adesso magari facciamo una chiacchierata, sì. Mi dici anche tu come sei abituato, sì. Magari facciamo una chiacchierata anche con sì, lui sì. Per capire certe cose. La maschera la puoi usare. Quindi qui è una sorta di reset. Tu devi essere ottimizzato, cioè da. Devi cucinare un uovo, così veloce, okay. Come ti va a te, come ti piace. Come lo cucini? Penso sodo. Ho paurissimo. Cosa faccio? Però ci sono solo questi della donna. È pur con comodo. Persona gioviale che cambia, non si prende molto sul serio. Sul serio vuol dire che cambia, non è bloccato in un'immagine. Tu sei chi sei in base a quanto, e tu sei in una stanza di buia, che sei tu? Quanta pila riesci a illuminare? Solo che non abbiamo il dono di accenderla di colpo. Andiamo avanti con la pila. Adesso pensaci tu ad andare avanti con la pila, a scoprire chi sei. E questo secondo me è il bagaglio di oggi. Voglio stare fare. Ho bisogno di meditare oggi, sono un attimo, sono destabilizzato da questa cosa. Proprio così, a caldo. Sono abbastanza destabilizzato. Bene. Come la mettiamo? Andiamo a meditare in piscina. Andiamo a meditare un po' in piscina. Buongiorno. Ieri abbiamo chiuso un pochino secchi perché ero, diciamo, destabilizzato. No, ero pensieroso, perché comunque mi hanno fatto dei ragionamenti che hanno molto senso. Ovviamente non ve li posso spoilerare, però vabbè, mi hanno fatto un po' pensare, quindi ieri mi sono preso il pomeriggio per ragionare. Adesso stiamo andando a fare una sorpresa a una persona molto molto speciale. Chia, vi faccio vedere tra un attimo, andiamo. E non esistono più gli uomini di una volta che regalano i fiori.
due anni che non la vedo quasi. Pronto? Nonna! Dove sei? Affacciati un po' dalla finestra. Sono da adesso la tua mamma. Non so chi ti ha chiamato. No, grazie amore, sempre te. Due anni che non la vedo. Io l'apprezzo perché mi ha già fatto dei complimenti senza conoscere. Quindi alla domanda come si conquista una ragazza, portate i fiori, sempre. Con soli 15 minuti di ritardo stiamo correndo da Maurizio perché oggi ci sarà la seconda sessione, come si può dire, la seconda sessione di allenamento. Dopo quello che è successo ieri, veramente oggi non ho idea di che cosa ci potrebbe far fare. Potremmo variare tra correre in giro nudi al cantare in pubblico, al stare in silenzio più totale. Non ho idea di cosa sta per succedere ancora. Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream, but you gotta keep on going, you gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh how it feels. Ok ragazzi, abbiamo accompagnato Iana al corso di teatro, adesso siamo tornati in hotel perché è una cosa top secret, non possiamo far vedere nulla, neanche io posso vedere. Eccolo, Leonardo. Chiamatemi DiCaprio per favore d'ora in poi, perché sono ufficialmente un attore. Insegnamento della giornata. Niente, tanti spunti, tante cose, non è stato un corso di teatro come me lo immaginavo, è stato più una sorta di confronto con una persona che è molto più abituata di me a stare davanti a una telecamera, magari anche a dir cazzate davanti a una telecamera, cosa che io non faccio particolarmente spesso, e quindi è stato interessante, è stato divertente anche avere questo tipo di confronto. Dato, vabbè, dagli indiani d'America, dei grandi laghi, e gli ho chiesto che regola seguite. Non fa nessuno. Io dico, cazzo, ho fatto tanta strada per sentirmi dire nessuno. Lui dice sopravvivere. Perché se il cervo ha una regola, il lupo lo impara e lo mangia. Say this one.